Salve ragazzi, sono Yata ed eccoci di nuovo su Dark Cloud. Ci apprestiamo a esplorare il 14° piano della Selva del Gufo, cosa che tra l'altro dovrebbe essere uno degli ultimi. Sarà bloccato? Ah, vedevo un oggetto ma non riuscivo a raccoglierlo. Perfetto. Prima ci davano comunque sempre un colpo, cosa abbastanza fastidiosa, ma adesso riusciamo invece a buttarli giù o a stunnarli quel minimo gob che ci serve a noi. Vediamo un po' se qui c'è qualcosa. No? Ala perfettamente inutile, si potrebbe definire, del piano. Corriamo dall'altra parte. Vediamo qui che c'è. Una mappa. Che sì, in effetti fa abbastanza comodo in un piano della struttura simile. L'ennesimo secchio. Ok. E qui troveremo invece un altro cosa probabilmente inutile. Una torcia. Inutile no, ma non fa gridare al miracolo ovviamente. Insegna. Mi sembra che è abbastanza denso di sferatla. Oh! Un lupo mannaro. Li abbiamo combattuti prima nel piano segreto. No, nel piano segreto dov'era? Ah, nel duello. Nel piano dove abbiamo combattuto contro il serpente assassino, ma non mi ricordo se è la prima volta che li incontriamo come nemici ordinari. Fanno parecchio male, tra l'altro. Per questo ero parecchio attento a non beccarmi qualche colpo loro. Se non mi ricordo male, la versione che troviamo nei piani posteriori, per capirci, quella carica di energia, è capace che ci one-shottano quasi. Sì, so che questo colpo dalla strega l'ho preso veramente in una maniera imbecille. Cristallo magico, molto bene. Ah, io se faccio così. Lo scattino. Lo scattino frega tutti, eh. Dai, tirami qualcosa. Beh, diciamo che ci abbiamo guadagnato parecchio dal far assimilare alla spada del serpente la sfera di sintesi dello spadino d'osso. Il danno c'è, si vede. Due colpi vanno giù, cosa che ci farà risparmiare nel lungo tempo anche la polvere riparante, anche se non sono sicuro di voler potenziare la spada del serpente, ho passato un'altra arma perché vorrei, come si dice, farla evolvere e francamente non credo di riuscirci con... Qui, dai, un po' meglio, qui. No, eh. Perfetto. Dicevo, non penso di riuscirla a far evolvere con il livello a cui ci troviamo. Perfetto. Insomma, perfetto un corno. Credo sia meglio buttare giù un po' di cibo. Lo seguiamo qui. E non riuscivo a targettarlo. One shot e va giù, perfetto. E in teoria forse abbiamo, non dico finito il piano, ma è volato abbastanza velocemente questo 14° territorio, casa di Gob, che abbiamo trovato mi pare prima. Perfetto. E credo manchi un nemico e abbiamo di fatto potenziato la spada del serpente. Non mi veniva la parola. E credo che nella potenziare, come ho detto, posso progettare un'altra arma. E intanto rifletto sul da farsi. Anche trovato. Allora, questa è potenziata al massimo, ma non la voglio potenziare per il momento. Ci servirebbe tipo un comando per togliere istantaneamente tutti gli accessori, sarebbe estremamente utile. E utilizziamo la mannaia. Qui, che dovrebbe fare il suo bel lavoro anche questa. Anzi, qui dovrebbe. Prendiamo questo. Gli elementi li abbiamo settati? Sì, abbiamo fulmine attivo.
e andiamo avanti per la mannaia. Tra l'altro dovremmo ci bruciamo un attimo questo oggetto per poter raccogliere questo. Ci sono altri due nemici qui e poi il piano è decisamente finito in neanche 5 minuti, mica male. Ok, qua ci vogliono 3 colpi, ma maledizione. Ci bruciamo un po' d'acqua. Tanto. Ehi, raccogli? Pane. Lo trovo un pochettino ironico che ci siamo liberati del pane per poter raccogliere altro pane. Ma vabbè. Borsa è piena, ovviamente. Vabbè. Sconfiggiamo questo, magari ci ferisce. Ah, non la trovavo. Anzi, ho in mente un piano diverso per questo. Ovvero ci giochiamo una delle vecchie di vari oggettini che abbiamo qui, almeno iniziamo a toglierci dalle scatole. Perfetto. Ah, non ci ha dato assolutamente nulla. Mi aspettavo, cioè speravo in qualcosa. E vediamo qui cosa c'era, per cui abbiamo sacrificato acqua santa. Sacra, scusate. E a questo punto abbiamo finito il piano. Andiamo a quello successivo. E via. Sembra un ubriaco Toan quando usa la piuma di Dran. O più probabilmente sono io che sono incapace a guidarlo. Ma vabbè. Non c'è la patente questo. No. Ok, perfetto. Era la castagna, se non sbaglio. Andiamo diretti al piano successivo. Piano successivo, che è il 15. Però fa cattivo, quell'arma fa proprio cattivo. Ah. Scusa, non ti volevo disturbare, ma eri in mezzo. Dov'era l'Atla? Quella qui. E già ho notato altri forzieri che probabilmente faranno un casino. Penso che alla fine di questo episodio andrò in città e mappa. Ottenerla subito è veramente comodo. Andrò in città e depositerò tutto il possibile, perché non possiamo andare così ogni 3x2 che non sappiamo. Cioè abbiamo l'inventario pieno. Meno male che abbiamo ottenuto da Annette, mi pare, lo zaino aumentato, altrimenti stavamo con l'acqua alla gola. Togliamoci delle scatole prima questo ramo della mappa. Oh, giovedì. E un altro giovedì. Oh. E muori. Il giovedì è morto. Tutti e due i giovedì sono morti. C'è anche forse di filosofico, visto che oggi è venerdì, ma vabbè. Forza magica, non ho visto più quanto era, ma dubito sia un più 2 o un più 3. Una gemma del fulmine, che equivale a dire che probabilmente a breve avremo di nuovo problemi di inventario. Anzi, facciamo così. E non posso sempre stare a farmi rogne, quindi andiamo del fulmine. Io. Bene. Niente. Speravo sempre in un drop che a quanto pare senta a mostrarsi. Con la scusa del danno possiamo bruciarci un'altra pagnotta. No, in realtà no, perché abbiamo lì la fontana. Sembrerei ancora più stupido. Veloci, dai. Ok. Tanto abbiamo ancora una chiave per il piano posteriore, ma che vorrei tenermi un minimo. E vai, muori. Questo sta andando stupido. No, vabbè. Vi giuro, non le avevo viste. Stavo andando dritto, tranquillo. Qui abbiamo un albero.
sempre per le cose interessanti, eh. Mentre qui un pozzo, tra l'altro pozzo 3 perché c'è anche i nomi. Ok, abbiamo subito un po' di danni, ma spero che droppi 16, che schifo. Allora, in realtà volevo andare qui e mangiare. E intanto l'arma è a breve quasi rotta, quindi necessiterà di cure. Ok. Questo giovedì se ne occupa lei. Perché? Ok, stavo per distruggermi l'arma così tanto perché mi ero dimenticato. L'ho rubato. Che ci dovrebbe ridare istantaneamente. Infatti 122. Non mi ricordo se il danno è per, cioè, se il furto è percentuale al nostro denaro massimo o cose del genere. Balcone. E andiamo un po'. Casa di... non sono riuscito a leggere il nome, era troppo articolato. Vediamo qui cos'altro c'è. Oh, un altro talismano antiveleno. Perfetto, era giusto quello che volevo. Mi fa stare più tranquillo averlo qui. Andiamo avanti. Vorrei cercare di far resistere ancora un altro po' l'arma. Non ripararla subito. Ok, è stata gravemente danneggiata, però il suo porco lavoro l'ha fatto. Perché non vedo? Non l'avevo visto. Sto facendo un piccolo azzardo, speravo di... no, manca decisamente troppo per la salita di livello. Speravo di farla salita di livello e ripararla dopo, però non mi pare che la cosa la prometta bene. Momo. Ah, la mannaia invece è un'arma che posso potenziare tranquillamente e che non mi importa, posso trasformarla in una sfera di sintesi, non ho il desiderio di custodirla per un uso futuro. Scalinata. Speriamo non sia un mimic. Infatti non è un mimic che ci dà attacco più 3. Poi i potenziamenti iniziano ad essere decenti, penso manchi soltanto un altro. Perfetto, questo posso buttarlo giù con solo attacco. Però ha finito anche l'assorbimento. Perfetto. Quindi eccoci qui a cambiare le cose. Gli togliamo l'attacco più 3 che va benissimo. E al posto di questo gli mettiamo un bel ammazza... vediamo un po' se c'ha qualche preferenza per la ammazza streghe. Visto che qui la maggior parte dei nemici sono streghe o simila, mettiamole qua. Perfetto. Potenzia e poi possiamo tranquillamente ripararlo. Ok, accessori li mettiamo lì. Ciò che gli abbiamo tolto. 26... perfetto. Ripariamola adesso. Come no? Eccola qua. Tra l'altro rimanevano solo due nemici. Poi questi. Oh, che liscio fortuito. Ok, era tranquilla la cosa. Qui lo spazio per questo oggetto ce l'abbiamo per forza, visto che... oh, la polvere di guarigione. E abbiamo fatto praticamente. Si ritorna in città. Cioè in città. Si... strada. Volevo dire che il tempo è quasi finito, quindi credo che arrivo all'uscita del dungeon. Che bello. Prima che mi dimentico rispondo qualcosa. Perfetto. Dicevo, arrivo all'uscita del dungeon e poi interrompo lì l'episodio. Perché il tempo è quello che è. Bene. Quindi ragazzi, ah, tra l'altro si è anche rotta la piuma di Dan, che bello. La strada si è aperta, quindi non mi resta altro che salutarvi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao.